professor Nicola Maiulo, docente dell'Università Federico II. Perché del nostro intervento, mio e del professore Lucio Saviani dell'Università La Sapienza di Roma, è questo, che la musica è indissolubilmente legata a una riflessione culturale, non può essere presentata solo come una dimensione di mercato, è un fenomeno sociale molto importante che riguarda in primo luogo le giovani generazioni. Noi ci stiamo battendo da tempo perché la musica ritorni ad esempio ad avere un grande ruolo anche nelle scuole, dove non l'ha, nonostante i giovani siano molto interessati al fenomeno musicale, incontrano una caricatura di educazione musicale solo nelle scuole medie, quindi siamo presenti in tutti i luoghi del territorio, istituzionali o meno, dove si riesce in qualche modo a diffondere una cultura musicale. Flavio Gioia è il coordinatore culturale. In quanto la parola mercato è estremamente riduttiva nei confronti di questa manifestazione, e quindi perché festival? Perché dietro ad ogni evento culturale e artistico non si può solamente terminare con il termine mercato. Quindi qui noi abbiamo la possibilità di riscoprire la cultura della musica e principalmente una cosa da non sottovalutare è anche la cultura dell'immagine della musica, perché non dimentichiamo che la copertina dei dischi aveva ed ha una valenza importantissima che va assolutamente in simbiosi con il prodotto musicale che è al suo interno. Pino Imparato è uno dei collaboratori della manifestazione. Il nostro augurio è quello che può diventare un punto di riferimento di tutti i collezionisti e gli appassionati di musica del Meridione. Penso che è un fatto importante portare anche al sud, diciamo, eventi culturali e fra queste organizzazione del disco da collezione. Io ho cominciato nel 1995 a Cava dei Tirreni, quindi una scommessa che anche il sud, diciamo, reagisce a questa novitanza, perché poi in Italia il fenomeno del collezionismo discografico è cominciato abbastanza di recente. La prima mostra del disco a Milano è del 1986, mentre invece in Inghilterra e in America sono, diciamo, manifestazioni che da più di 40 anni vengono organizzate.